ぷぷぷぷぷ、ピンポンパンポン。こんにちは。ciao a tutti. Sono tornata da un paio di giorni da Tokyo e come potete vedere ho fatto un sacco di acquisti. Il mio kigurumi che avete visto anche nell'altro video. E altri acquisti che ho fatto sono stati questi occhiali qui. E adesso inizieranno i vari acquisti che ho fatto. E inizio dalle cose più piccole, tipo i regali, i portachiavi. Allora, ho comprato un sacco di roba, tantissima. Beh, ho comprato questo fiocchetto qui ad Harajuku, che è praticamente una forcina o una spilla. E ne ho comprati un po' così, tipo poi ho preso questo qui, che è sempre uguale, forcina e spilla, ma con le stelline. Eccolo qua. Poi ho preso una caramellina, che è sempre fiocchetto, cioè forcina o spilla. Poi ho preso due fiocchi per la divisa scolastica, uno e due, sempre ad Harajuku. Poi ho preso anche la divisa, però i vestiti non li farò vedere in questo video. Magari ne farò un altro. Sono venuta a casa anche un po' malata. Poi ho preso al tempio, ho preso questo gattino qui, che è un portafortuna. Poi ho preso, ve ne faccio vedere uno solo, però ne ho presi tre. Questo, che è un omamori comunque da regalare, è sempre un portafortuna. E ne ho presi due per la fortuna in generale, per delle amiche e per i soldi per mia mamma. Poi ho preso, sono andata da Liz Lisa, oh mio Dio, però quello ad Harajuku, non allo Shibuya 109. E ho preso un completo, una camicia e una gonna. E poi da abbinare ho preso, ecco, questi si vedono, questi tre fiocchini qui che sono tre forcine. Poi ho preso tanti ciondolini da regalare. Sono un bel po', perché diciamo che ho detto beh, li prendo se mi sono dimenticata di fare regali a qualcuno. Allora ho preso il coniglietto. Suonano tutti. Questo qui in vari colori. L'ho preso giallo, rosso, blu e viola. No. Sì, viola. Poi ho preso il gattino, il solito gattino che sapete fa così. Poi ho preso due gufetti, eccoli qua, delle ciliegine e questo qui che è un Tao da dividere alla Tokyo Tower. Poi ho preso anche una tazza da Tokyo Tower per mia mamma, che ora non vado a prendere perché ho una paura folle di romperla. Non vi dico, nel viaggio di ritorno avevo una paura tremenda di romperla. Ok, queste qui le ho prese praticamente tutti a 100 yen shop e ad Harajuku. Ho preso, vediamo, beh, sempre ciondoli. Allora, ho fatto la lotteria di Kill la Kill, sperando ovviamente di prendere il primo premio. E invece mi sono capitati dei portachiavi ciondoli. Però i ciondoli comunque bisognava sceglierli, quindi non sapevi cosa c'era dentro. E c'era un ragazzo vicino a me, che saluto, ciao Francesco, e l'ha pescato lui, e evviva Gamagori! Vabbè, dai. E poi invece uno degli ultimi giorni, in un negozietto, c'era questo centro commerciale a 10 piani appena usciti dalla stazione, che l'abbiamo guardato, praticamente la maggior parte delle robe le abbiamo prese via da Akihabara. E c'erano sempre quelle scatoline lì tipo della lotteria, però potevi prendere tu, ma non sapevi cosa c'era dentro, però erano rimaste due scatole e tipo 300 yen l'una. E allora le ho prese tutte e due e ho trovato Ryuko! Perché io volevo l'action figure di Ryuko, però ce n'erano, allora c'erano le Figma che a me non piacevano, ce n'erano due Chibi di Ryuko e Mako, però con i vestiti scambiati, ma erano sold out. E poi se no ne avevo trovata una, ma era sempre tipo una Figma, però il chibi di Sasuke,
però non mi piaceva. E poi c'era la figura stupenda di Ryuko, però allora Anakano costava 8.000 yen. Bravo, logicamente, Jim, che te la sei presa. Ti invidio a morte, mamma mia. Verrò a casa tua e te la ruberò. No, vabbè. Ciao Jim. E a parte questo, invece a Chiabra, in un negozio, dove ho incontrato anche Yuriko Taiga, in un negozio costava 7.980. E poi in un altro negozio ancora, sempre quello a 10 piani, però erano vari negozi, costava 7.180. Quindi 800 yen in meno, meno male che... Vabbè, però sono tipo sui 60 euro e non sono riuscita perché ho preso un'altra action figure che poi mostrerò abbastanza costosa, però vabbè, niente, Yuko. Vabbè, non importa. Andiamo avanti, sempre con le cose piccole. Ho preso, sapete, no, che ci sono i gachapon, le palline che tu metti 100, 200, 300 yen e prendi qualcosa. Allora ho trovato, ce n'era uno di Rilakkuma, che a parte il kigurumi che ho preso, questo che è una specie di portamonete, cioè è un portamonete, che cavolo dico specie, però è piccolino, cioè guardate in confronto alla mia mano, è piccolo, ci sta, non tre monete, però vabbè, diciamo che per i giapponesi vanno bene, un attimo, perché hanno tante monete, tante. E poi ne ho trovato uno di Shakugan no Shana da Rajuku e ero felicissima perché Shana è praticamente in... trovabile e le action figure sono magari piccole così e costano. Eccola qua. Io la volevo Flame Ace, però. Però vabbè, dai. È carinissima. Non mi ricordo quando è vestita così, ma vabbè. E poi c'era anche quello di Hachiko. Guardate. Ti affogo, come ti fa? Ecco. Hachiko. Oh, carino. Ok. E poi una delle prime cose che ho comprato è stato il porta Suica. Che perché servirà, e l'ultimo sempre da tanto lo zaino, perché mi servirà anche per andare a scuola, perché io ho il badge da timbrare, la Suica. Poi ho preso, vabbè, una Moleskine, però non sto qui a farvela vedere perché è sotto di tutto. Ho preso al Palazzo del Governo una maglietta con scritto Tokyo in kanji e anche Tokyo, per normale, una spilla con scritto Tokyo. Poi al Museo Ghibli ho preso un Nerino del Buio e una spilla, Museo d'Arte Ghibli. Poi ho preso sempre nei 100 yen shop un paio di bacchette e un bento. Carino, piccolino, perché tanto non costava niente, invece qua in Italia magari costano non so quanto. Poi ho preso... A Kiddyland ho preso Jack da attaccare al telefono di Adventure Time e Adventure Time va abbastanza in Giappone, devo dire. È un gattino da attaccare. Poi ho preso, beh, una penna perché mi serviva per la Moleskine di questo gattino ciccioso che è lo stesso del Porta Africa. Poi ho preso al Tokyo Game Show la cover per il Nintendo DS con il gattino in silicone morbidosa. Poi ho preso anche la cover per la PS Vita, ma non va bene. Non si chiude. Che bella, tutto sbrilluccicosa. Adesso è qui in mezzo. Eccola qua. Ta-da! Ah, quando eravamo a Nakano, un ragazzo mi fa: a te piace una cosa rosa e animalesca? Io lì. Dipende. E lui tira fuori questo. E io: oh mio Dio, Danganronpa! Ah, ti piace? Eh sì, allora te lo regalo. Oh, grazie! Danganronpa! Ho visto anche il trailer del prossimo gioco che uscirà di Danganronpa. Volevo anche prendermi quello per la PS Vita, ma costava troppo oppure non lo trovavo. Ovviamente non vi farò vedere i regali che ho preso perché sono pochini e poi magari sono fuori oppure sono sorprese e non voglio che qualcuno veda. Comunque ho preso sempre a Kiddyland. Ah, le Instax Mini, oh mio Dio. Poi ho preso da Yodobashi Akiba l'album e ho preso anche le... Questo siamo io e il mio ragazzo. E le pellicole, diciamo, di Alice.
c'erano anche quelle di Rilakkuma, ma costavano un pochino. Le pellicole dipende, i costi dipendono, perché tipo a Yodobashi costano 749 yen, poi invece a Odaiba, quelle bianche normali, le ho pagate 1300, quindi variano un po'. Detto, si trovano anche in aeroporto comunque. Ad Asakusa c'era un negozio Ghibli e ho preso questo, che è un regalo, però ve lo faccio vedere, Haku. E il, non so se si capisce bene perché non l'ho ancora scartato, è il castello errante di Howl. Così lì so, cioè sopra il mobile, come un action figure, ecco. E poi ho preso, ho preso al Pokémon Center Mewtwo e ho preso un peluche di Bulbasaur per un'amica. Ciao Camilla! E, però io avrei tanto voluto i peluche di Umbreon e Espeon, ma non avevo i soldi. Poi ho preso uno degli ultimi giorni, sono andata al Mandarake di Akihabara e scusate, e ho trovato i tre cani leggendari. Scusate, tre cani leggendari e li ho comprati a mio fratello e sono in camera sua. E poi ho preso Mew, visto che avevo Mewtwo, ho preso anche Mew. Li ho pagati 200 yen l'uno, quindi. Ok. Poi direi che adesso vi faccio vedere i manga. E poi, beh, ovviamente, come potete aver visto dall'inizio del video, ho preso anche le pantofole di Monokuma. Vabbè. Iniziamo con lo Shonen Weekly. Oh oddio! Ta-da! E dentro c'era anche, oddio, c'è di tutto, vabbè, ve la farò vedere dopo. Eccola qui. Inizialmente pensavo fosse un poster, invece è come si dice? Una cartellina di Shingeki no Kyojin. Non so dove mettere le cose. Siamo così. Poi ho preso 1, 2. Beh, intanto vi faccio vedere Sword Art Online 1, 2 e l'uno della seconda parte della prima serie. È disegnato veramente benissimo. Adesso l'ho aperto a caso. È l'unico che ho aperto, però davvero è stupendo e c'è la pubblicità dell'anime nuovo della seconda stagione. Ecco, ok. Ah sì, poi ho preso al 100 Yen Shop sempre la pellicola per la PS Vita che devo mettere su. Poi ho preso. Ah sì, siamo andati al Medicaffè, farò un altro video comunque su questo, è stato divertentissimo, ci hanno dato le bacchette e la foto. Il primo della seconda serie. Poi ho preso e ringrazio tantissimo il mio ragazzo perché l'ha chiesto lui quando eravamo al K-Book da Chiabara, perché io ero un po' tipo ma no dai tanto non ce l'hanno, cosa vuoi. Il manga di Kill la Kill. Oh, devo ancora aprirli, sono ancora in celofanati. Non so neanche se aprirli, sono. Oh, anch'io qualcosa di Kill la Kill. Sì, beh, avevo anche le due Ryuko e Gamagori, però. Il manga di Kill la Kill. Sono solo due volumi e poi ho visto anche una light novel. Però non l'ho presa perché tanto non ci sono immagini. Magari quando imparerò il giapponese me le prenderò e le leggerò. Poi ho preso queste, che sono le antologie. Ho preso sempre al 100 Yen Shop. Ho questo qui che è un sacchettino, una specie di borsetta panda. Ne ho preso anche una per un'amica, è stata felicissima quando gliel'ho data. Che casino, ragazzi! Non vi dico come è messa la mia scrivania, è meglio che voi non lo sappiate. E beh, poi ho preso, ma che palle, la cartellina di, l'ho presa, cioè l'ho trovata nello Shonen Weekly. Si è dritta. Bello che l'immagine è dritta così, però i fogli devi metterli così, no? Proprio. Beh, come potete vedere, Marco, Jin, Eren e la mangia patate. Io lo chiamo così, la mangia patate.
Sì, poi ho fatto anche una. No, beh, sto bene vestita così. Ho fatto anche. Oh, sono un pochino bassa. Ho fatto anche una lotteria di Love Live e ho vinto sempre un coso così, un portafoglio, cartellina e anche un'immagine. Poi, visto che ho fatto vedere Mewtwo e Mew, direi che è l'ora delle action figure. Allora, iniziamo dalle più piccole. Ho preso Yui! Guardate Yui! Erano tutte e quattro insieme. Poi, beh, lei ve la faccio vedere senza piedistallo perché altri piedistalli sono i suoi capelli. Oh, è bellissima! Asnian. Ovviamente ognuno ha con i propri piedistalli. E Ritsu. Ok. Poi vi faccio vedere, beh, ve le faccio vedere in ordine di come le ho comprate, a parte queste. Dopo ne ho comprate anche alcune per amici, però non so qui a farvi vedere. Asuna. Oh, avevo una paura che si rompesse in valigia perché il piedistallo non è rimovibile. Però invece è tornata a casa sana e salva. Tutto normale. Ok. Scusate, stavo. Poi ho preso. Beh, anzi, preso la vinta al mio ragazzo agli UFO Catcher. Aspetta, che adesso non vorrei fare un disastro come il mio solito. Perché lì hanno gli UFO Catcher. Sapete, quelli dove bisogna prendere tipo i peluche con il braccio meccanico. Loro ce li hanno anche con le action figure in scatola. E. È gigantesca, però è stupenda, è fatta benissimo, proprio bella. Poi va in Giappone, è logico che ti prendi Miku. Ok, ecco qua. Poi ho preso Adikebukuro e eravamo in un palazzo e c'era un'altra ragazza che stava cercando Levi, Mikasa e lì costava tipo 1200 yen, una roba del genere. E poi io sono uscita perché non c'erano tante cose che mi piacevano. Esco, c'è un negozio. Ah, lì i negozi aprono abbastanza tardi, ma farò un altro video su questo. E ero lì che guardavo, no, fuori, cioè loro hanno tipo no, non dei credici. Delle specie di scaffalature e cesti dove mettono le cose fuori in esposizione. Io ero lì che guardavo e ho visto un paio di action figure di Mikasa e ho detto 800 yen. Cioè non è niente, sono 7,50 euro. Allora dopo sono tornata di sopra e lei stava per comprare e faccio no, 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 non prenderla lì. E fa perché? Fuori giù costa 800 yen uguale. E fa oddio davvero sì. Allora siamo usciti. Siamo andati giù nell'altro negozio e fa oddio, questa è così poco. E si è preso anche Levi, così aveva sia Mikasa che Levi. E hanno preso lei il suo ragazzo Mikasa. E poi io ho preso 100 yen, l'ho pagata anch'io. Questa, che era l'ultima rimasta praticamente in posizione, e in posizione di attacco con anche il muro. E l'unica che era rimasta era dritta, tipo messa, no, così. E il mio ragazzo fa: no, me ne avete rubate tutte. Alla fine non si è preso Mikasa, e perché tanto le avevo prese tutte quelle più belle. Però lui aveva vinto Levi agli UFO Catcher, quindi anche lui ha qualcosa di Shinchaki no Kyojin. Però devo dire che ha preso un sacco di cose di Evangelion. Eccola qua, comunque. Bellissima, Mikasa mia. Aspettate che. È alta, ma un 15 centimetri, sì. Sì, col 3D. E quando sono tornata a casa, allora le spade le ho messe da una parte e non mi ero accorta che c'era anche questo pezzo quando l'ho comprata. Quando l'ho tirato fuori ero tipo, oh, dove si attacca? E l'ho capito ieri dove si attacca.
spade. Che magicamente non si sono strozzate. Poi ho comprato anche Mami al mio ragazzo, che doveva essere il suo regalo di compleanno, ma ci cioè, faceva oh, guarda il regalo per te. E lui mi fa, l'ho vista, è Mami. Io tipo, vabbè, tieni. Poi ho preso, l'ho pagata 4,50 euro. L'ho presa più che altro perché costava poco. Cioè, le Keion mi piacciono come anime, non è che mi piacciono tantissimo, mi piacciono loro perché sono carine e pucciose. E quindi ho detto, beh, costa poco e poi è abbastanza resistente e l'ho presa. E poi ho preso anche un'altra action figure, sempre lì, l'ho pagata pochissimo, gigantesca, è per un'amica. Poi, la cosa più bella, voi non avete idea di quanto bella possa essere. Una paura assurda che in valigia si rompesse. Ma voi non avete idea di quanta paura avessi. Anche adesso ho paura a prenderla in mano. Oh, eccola qui! Stupenda! Infatti gli si è rotto un ciuffetto di capelli, però è bellissima. Sulla scatola c'era scritto che era dipinta a mano. Sì, sfida un po' le leggi della gravità. Cioè, guardate il vestito. Tutto è stupendo. Oh, il culetto. Scherzo. I dettagli del. No, di qua forse non si vede tantissimo. Ecco il fiore, quello lì. Ma anche il viso, i capelli. È fatta stupendamente. Infatti questa è anche stata quella che. Infatti è abbastanza piccina. Perché è la. Sì, è la più piccola che ho portato a casa. Però è fatta benissimo e l'ho pagata sui 60 euro tipo. Perché il cambio era abbastanza buono, però è proprio. È cioè le gambe qui lisce, poi qui cioè voi non potete capire. Mio amore, Inori di Guilty Crown. Anche il piedistallo è piuttosto bello. Cioè, tutto così. Perché tipo, beh, vabbè, quello di Asuna è bianco, c'è scritto su Art Online. Gli altri sono neri o bianchi, o vabbè, rosa, e quello lì invece è stupendo. Bing, bum, bam, bam. Questi sono i miei acquisti che ho fatto in Giappone. Sono stata felicissima, il viaggio è stato bellissimo, però racconterò giorno per giorno in un altro video. E da Iribaka-chan è tutto, sono super felice degli acquisti che ho fatto e al prossimo video. Bene! Sto giro non posso fare niam perché non sono un gatto. Come fanno gli orsi? Oh, no, questa è più una mucca. Non so, beh, guardate lì come carino. Daniele!